della facciata abbiamo la composizione di monofore e bifore, e l'unica trifora è quella che dà luce al salone più importante, il salone neogotico, quello più lungo, quello dove si cenava e dove si ballava, che è in asse rispetto al portale. Un portale con una raffigurazione lignea che rimane intonso, non viene infatti modificato né dal Corradini né dal Bernich, e viene quindi tutelato e ripristinato per la nuova facciata, che poi appunto verrà realizzata nel corso della decade del 1900. Tutta la parte superiore invece del loggiato viene realizzato successivamente, dopo un lasciapassare avvenuto direttamente da Roma. Un loggiato che si rifà anche questo al gotico veneziano, infatti lo troviamo come di riflesso anche in questo caso al Palazzo del Doge, con le raffigurazioni fitomorfe all'interno. La decorazione della facciata, oggi in parte non visibile, è fatta con un intonaco che copriva, creando un finto marmo, tutte le fughe dei mattoni che oggi invece sono a bella vista, che saranno anche queste oggetto di un recupero stilistico attraverso il restauro della facciata stessa.